La città appare sporca, è preoccupato, è arrabbiato e quali sono le soluzioni? Ah, sicuramente la gestione che è stata fatta non è una gestione soddisfacente, noi interverremo nelle prossime settimane, adesso c'è un tema di emergenza, quindi l'assessore ha sollecitato la SIA per un intervento straordinario che garantisca una maggiore pulizia della città, soprattutto in questo periodo festivo, e elimini questi cumuli di immondizia che si sono creati per la concomitanza sia di questo contrasto interno sindacale, sia dei contagi che per il Covid ci sono stati. L'azienda ci ha garantito che sta intervenendo, adesso verificheremo, sono in attesa di avere i riscontri già oggi, comunque poi dopo c'è un problema di riorganizzazione complessiva e anche poi di avvio del concorso, perché noi abbiamo la necessità di risorse umane e quindi bisogna subito sbloccare questa situazione. L'assessore ha approfondito, devo dire, io non siamo riusciti a capire perché queste assunzioni non sono state mai fatte, quindi quello che posso dire ai cittadini è che le faremo queste assunzioni, quindi in tempi rapidi. Poi chiaramente stiamo facendo una valutazione complessiva che riguarda sì anche le altre partecipate, questo sarà il tema degli inizi del 2022. Su quale partecipate vi concentrerete? Ne valuteremo tutto, chiaramente noi abbiamo la necessità di garantire una situazione di maggiore efficienza. Oggi l'argomento principale è ASIA, poi valuteremo anche il resto. Dobbiamo affrontare il nuovo anno, appena sarà varata la finanziaria definitivamente, abbiamo tutto il tema di mettere in campo un piano, il piano che è legato anche all'intervento di sostegno statale, là all'interno c'è tutto il tema dell'efficientamento delle partecipate, quindi questo è un argomento che affronteremo con grande determinazione.